casa, perché il capito è proprio quello di trasformare la raffineria, lo dice spesso Cogliati, in una casa di vetro. E noi non abbiamo paura che vengano condivisi i dati sulle nostre performance, perché sappiamo quello che facciamo. E magari talvolta altrove nel territorio succedono cose che non si sanno. Un buon risultato della ACQUAL e delle segnalazioni del sindaco combinate, devo dire, è stato che la settimana scorsa è stato identificato una fonte di esalazione di odori nauseabondi che non era ovviamente, non aveva nessun legame con la raffineria, era una piccola azienda che sversava sostanze chimiche nelle forniture. Allora, dotarci di antenne è anche una cosa che serve al territorio, non è una cosa che serve solamente alla raffineria, ma è un contributo alla pace sociale, per adesso prendere questa parola di territorio. Allora, adesso per arrivare alla chiusura, io semplicemente esprimo la grande soddisfazione di avere una presenza così qualificata della Regione Marche, tra l'altro presente anche l'assessore Bravi, con cui abbiamo cominciato a scrivere le prime idee di Academy tempo fa. Quindi la Regione Marche cogliamo la presenza dell'assessore Bora, assessore alle attività produttive della Regione, con un segnale tanto grande. Abbiamo l'occhio della nostra amministrazione di riferimento sopra e andiamo a lavorare insieme. Vi lascio la parola per la chiusura all'assessore. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono davvero molto felice e onorata di essere qui oggi. Ringrazio gli organizzatori per l'invito, porto ovviamente i saluti del Presidente Luca Ceriscioli, che purtroppo per impegni istituzionali non disponibili non ha potuto assicurare la sua presenza a questa bellissima giornata. Poi rivolgo un ringraziamento in particolare all'amministratore delegato del gruppo API, all'amministratore delegato della raffineria di Ancona, e poi ovviamente anche al magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Salvo Longhi, alla sindaca del comune di Carbonara Marittima, Anne Signorini, e alla collega Loretta Bravi, con cui insomma credo che comunque condividerò questo piccolo saluto istituzionale. Cosa aggiungere rispetto a quello che è già stato detto? Sicuramente che è importante che il gruppo API abbia potuto tornare a questo Open Day, che appunto rappresenta un'apertura dell'azienda nei confronti dei familiari dei dipendenti, quindi dei loro figli, ma anche nei confronti dei cittadini, e dimostra questo tipo di atteggiamento nuovo, rinnovato corso nei confronti della città, ma anche del territorio dove i dipendenti vivono e lavorano. Quella della Corporate Academy è un obiettivo molto ambizioso che dimostra di voler puntare non solo sulla formazione ma anche sulla crescita di questo territorio. Con la Corporate Academy il gruppo ABI, che è una sicuramente delle aziende più importanti di questa regione ma anche uno dei più grandi distributori del nostro paese, dimostra di sapere interpretare proprio in modo molto corretto quello che è il significato giusto della formazione, che non è più e solo la realizzazione di un catalogo di corsi obbligatori, ma è la capacità di saper legare a doppio filo l'accrescimento delle competenze dei propri dipendenti con quelli che sono gli obiettivi strategici della propria organizzazione, e anche con il rafforzamento ovviamente di quelli che sono i valori e la cultura aziendale. La Regione Marche crede molto in questo tipo di strumento e ci crede in particolar modo alla luce di quella che è la quarta rivoluzione industriale che stiamo attraversando. Per questo motivo, con delibera di giunta regionale numero 254 di marzo del 2019, abbiamo individuato quelli che sono i criteri per l'accreditamento che daranno poi la possibilità a queste accademie di poter accedere a finanziamenti europei. Il gruppo API è stato il primo ad aver ottenuto questo tipo di accreditamento, altri due sono in corso, ma vi assicuro che da parte delle aziende, ovviamente quelle più grandi della nostra regione, c'è un grandissimo interesse. Oltre alla formazione, che sicuramente è molto importante, oggi è stato parlato molto di sostenibilità ambientale. Ecco, da assessora all'energia, ma ancora prima
da madre credo che tutti quanti noi abbiamo il dovere, sentiamo sulle nostre spalle la responsabilità di consegnare alle future generazioni un futuro migliore, proprio quelle generazioni che oggi scendono in piazza a protestare e proprio quelle a cui questa Academy intende rivolgersi. La politica come sempre deve dare il buon esempio e in questo senso molto apprezzato la proposta del neo-ministro Roberto Gualtieri di scorporare dal calcolo del deficit quelli che sono gli investimenti su scala nazionale che avvengono proprio in campo dell'economia verde. E per quanto mi riguarda, nel 2016 ho accettato con grandissimo piacere il ruolo di diventare all'interno dell'Unione Europea l'ambasciatrice del patto di Sinicica, quel patto volontario cui già hanno aderito oltre 7.000 enti locali e che prevede nei successivi 24 mesi dalla sottoscrizione un impegno a portare avanti degli obiettivi ancora più sfidanti di quelli già imposti dalla legge in ambito appunto ambientale. E, poiché si chiama patto dei sindaci, poiché è implicito il ruolo importantissimo, c'erano proprio i primi cittadini che sono coloro che conoscono i problemi, i valori di criticità chiaramente della città che amministrano, ritengo che la collaborazione tra enti locali sia importantissima. Allora approfitto della presenza della sindaca Signorini per auspicare una sempre più stretta collaborazione anche in questo senso, sperando che il comune di Falconara possa aderire al più presto a questo patto e chiudo con una considerazione. La Commissione all'ambiente e allo sviluppo delle Nazioni Unite definisce lo sviluppo sostenibile come il conseguimento delle necessità delle generazioni presenti senza compromettere quelle delle generazioni future. Sono sicura che saranno proprio questi valori che saranno trasferiti ai partecipanti di questa. Grazie. Di ricordarci che quello che si fa nei territori è una cosa che è rilevante per l'umanità in generale. Sembra una cosa vertiginosa, ma non è così. Quello che si fa qui rileva per tutti ed è importante. Mi piace l'idea che usiamo questo momento anche per far contattare la Regione con Sindaco, l'ARPA con un gruppo industria. Si fa piacere poter essere anche un polo di incontro. Io vorrei, prima di chiudere, cogliere l'occasione che è ghiotta, visto che abbiamo il proprio assessore regionale presente oggi, di avere anche un contributo dell'assessora Bravi alla formazione, perché in effetti sono i due assessorati con cui stiamo lavorando più strettamente. Grazie. E tutti gli altri, credo che l'assessore Bora abbia detto ciò che sia necessario. Vorrei solo aggiungere una cifra, infatti ho in mano la delibera, una cifra è quella, perché questa carica? Perché è stata fortemente chiesta in questi anni dalle aziende, cioè le aziende ci hanno detto fate una formazione che serve e metteteci come interlocutori di questa formazione. Quindi noi abbiamo chiesto, e questa è la prima, io vorrei avere, no? Voi aveste l'esclusiva, questa, siete i primi, è la prima. Quindi mi auguro che fra 10 giorni si arrivi a 2 o 3, minimo sindacale, dopodiché facciamo una sperimentazione di 700.000 euro. Abbiamo una visione della politica molto concreta e quindi io vorrei che passasse questo, poche parole, perché il parolaio non serve a nessuno. Dopodiché questa formazione è interna ed esterna, è stato detto, coinvolge tutti gli stakeholder, io sono un insegnante, quindi immaginate quanto è importante questa difficile alternanza, questo difficile ricambio generazionale. L'università che è il nostro volano,
quindi ben venga questo, ma coinvolge anche tutte le associazioni di categoria e tutti coloro che hanno il polso e sanno quanto è importante per le aziende fare questo. Io vorrei chiudere con quello che più mi è piaciuto lavorando su questo insieme ad Emanuela, per l'esigenza nata da Emanuela. Poi ho cercato con la formazione di educare. Quello che viene fuori è che si allarga il catalogo della formazione classica, che è quella della sicurezza, che è quella della salute, che è quella della formazione continua, perché la richiesta in regione è questa. Voi avete i fondi, voi li usate, ma siete sicure che ci serve proprio quello? Quindi questa è stata la domanda. Chiaramente è importante fare questo, è importante partire, va insieme ad altre misure che abbiamo, ma è fondamentale perché nella delibera è prevista una cosa fondamentale, l'affiancamento del giovane per l'ingresso nel mondo del lavoro. E questa, oso dire, è la cosa dove siamo più deficitari. Vi ringrazio. Bene, abbiamo promesso Brevitas e ci siamo attenuti più o meno. Grazie assessora, e a te appunto per quanto hai parlato di numeri, molto contento. Ora diciamo la presentazione si è esaurita. Qui sotto c'è un piccolo momento conviviale insieme, ci sarà uno spazio per fare un giro se volete delle sale qui. E poi una cosa che vi saranno consegnati i materiali, come vi ho detto, di sito, una serie di altri materiali che vi interessa. Una cosa a cui vi invito di cogliere come occasione è il giro di raffineria. Partirà da qui, ci saranno dei mezzi che verranno messi a disposizione, ci sarà una visita del villaggio che abbiamo costruito nel piazzale fuori dalla raffineria e poi la visita degli impianti. Io vi dico la verità, una o tre anni fa una raffineria non l'ho mai vista, visitare una raffineria è un'esperienza di grado ed è estremamente interessante e affascinante. La tecnica che si fonde con la passione, i lavoratori che si fondono col metallo e via dicendo, è qualcosa che non capita tutti i giorni, quindi la sponsorizzo in maniera disinteressata. Grazie di essere venuti. Ovviamente chi ha la macchina qui, il bussino lo riporterà in questo parcheggio, quindi siete i nostri ostaggi. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.